Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco Carraro, faccio l'avvocato, accanto a me vedete Fabio Conditi, fa l'ingegnere, quindi un avvocato e un ingegnere che oggi però parleranno anche e soprattutto di economia. Vi sembrerà una cosa strana, a me non tanto, perché? Perché l'economia ormai è diventato uno dei cuori pulsanti della cultura. Oggi se non sai di economia, o comunque non sai i fondamentali dell'economia, rischi di non capire come va il mondo. E di quale economia parleremo oggi io e Fabio? Di un'economia che ci ha appassionato per vari motivi, per storie e strade diverse negli ultimi 4-5 anni, che è soprattutto l'economia che ha a che vedere con la ricchezza, la creazione della ricchezza e soprattutto una parolina magica di cui pochi parlano, che è la moneta. Di che cosa manchiamo oggi? Che cosa c'è? C'è la crisi, ci dicono, ma la crisi in definitiva che cos'è? È la mancanza di liquidità nelle tasche dei cittadini. E allora la domanda che faccio, e così introduco subito quello che vorrebbe essere un dialogo socratico, quindi una chiacchierata tra me e Fabio, la domanda che faccio a Fabio, che ha molto approfondito il tema in questi anni, e vi mostro subito in che modo l'ha fatto, per esempio attraverso due libri che adesso vi faccio vedere. Uno si intitola Riforma del sistema monetario, la moneta deve essere di proprietà dei cittadini e libera dal debito. L'altro è Manuale in 12 passi per uscire dalla crisi, riforma partecipata e condivisa per una moneta dei cittadini libera dal debito. Editi e patrocinati dall'associazione di cui Fabio fa parte, che ha fondato, che è Moneta Positiva. Io ho già detto in qualche trasmissione che dovrebbero farne un libro di sussidio per le scuole elementari e medie. Perché? Perché è giusto, ed è ora soprattutto, che i cittadini, anche i piccoli cittadini, fin da piccoli, comincino a abituarsi a dei concetti di cui nei media mainstream non parla nessuno: da dove viene il denaro, come nasce la moneta e perché ne abbiamo così poca. Fabio. Allora, intanto buongiorno a tutti. Io, nonostante che sono un ingegnere, da qualche anno mi occupo di economia, ma me ne occupo come ho sempre fatto la professione dell'ingegnere, cioè capire qual è la causa della crisi e perché siamo in una situazione nella quale il debito condiziona così tanto la nostra vita. La moneta che noi usiamo attualmente viene generata solo attraverso i prestiti. Pensate solo alla situazione che abbiamo attualmente. Noi abbiamo una situazione in cui in Italia ci sarebbe bisogno di ricostruire strade, infrastrutture, mettere a posto edifici che crollano, situazioni come quelle in cui il maltempo ha creato situazioni nelle quali noi dobbiamo ricostruire e mettere a posto delle cose, addirittura non riusciamo a fare manutenzione e per questo motivo i danni che si generano con dei piccoli temporali sono inenarrabili. In questa situazione ci troviamo perché non abbiamo la capacità di spendere i soldi, cioè lo Stato ha solo questo tipo di narrazione: o i soldi li trova da noi cittadini prendendoli con le tasse e, diciamo, riducendo le spese, oppure è costretto ad indebitarsi prendendoli in prestito dai mercati finanziari. Ma la domanda che ci dobbiamo fare è: ma questi soldi chi è che li crea? Cioè chi è che ha il diritto di creare, di prendere un pezzo di carta come questo e scriverci sopra 100 euro e dargli valore? In realtà siamo noi, lo Stato, che diamo questa possibilità, e invece l'abbiamo persa. Allora, caro Fabio, io partirei da alcuni concetti elementari di politica del diritto, no? E cioè, per esempio, il concetto di sovranità. Oggi se ne parla tanto in giro, si sente parlare di sovranismi, va di moda, soprattutto va di moda dire che sarebbe bene che noi alla sovranità rinunciassimo. Però se ci pensate, la sovranità è molto importante. Perché? Perché designa che cosa? Designa il potere che su di voi può avere uno Stato, in quanto voi, democrazia, siete cittadini che gli date, gli conferite legittimità e gli date quindi il potere di comandare su di voi. Sostanzialmente la sovranità si esplicita attraverso un territorio, pensate ai confini, no? Lo stivale italiano, il popolo che lo abita e la cosiddetta potestà d'imperio. Potestà d'imperio vuol dire che lo Stato letteralmente, nei limiti ovviamente delle leggi che lui si dà, può fare ciò che vuole all'interno del proprio territorio. Quindi evidentemente avrà una magistratura, avrà un potere legislativo, avrà appunto un potere esecutivo, avrà un potere giudiziario, i famosi tre poteri di cui parlava Montesquieu. Però mi sa che nel corso del tempo o ce ne siamo perso per strada uno fondamentale o qualcuno ha voluto nascondercelo. Qual è questo potere fondamentale senza il quale uno Stato non può, secondo me, dirsi sovrano? È proprio il potere che viene definito come sovranità monetaria, cioè potere esclusivo, esercitato in via esclusiva dello Stato, di creare la moneta.
che immette all'interno del proprio territorio e quindi che immette nella cosiddetta economia reale. Allora, Fabio, mi pare che attraverso l'ingresso nella UE, no, nell'Unione Europea, con la firma dei famosi trattati di Maastricht del 92, Lisbona del 2007, eccetera, ci abbiano raccontato, e credo sia vero, che questo potere sostanzialmente non appartiene più allo Stato italiano. Allora mi pare questo di poter è quello dire, che dicono tutti. Questo è quello che dicono. Cioè, innanzitutto sarebbe un grossissimo problema, perché significherebbe, né più né meno, che lo Stato non può fare sostanzialmente nulla all'interno del proprio territorio. E un po', se ci pensate a quello che sta succedendo in questo momento storico, è così, perché abbiamo un governo che deve elemosinare da un ente terzo, che è la Commissione, la possibilità di fare un deficit un pochino, un filino superiore al 2,3 o al 2,4%. Ma allora io mi chiedo, Fabio, ma è proprio vero che nei trattati sta scritto che noi abbiamo perso addirittura la sovranità monetaria, cioè la possibilità di emettere liquidità nel sistema? Allora, e se sì, dove? Definiamo la sovranità monetaria. La sovranità monetaria è il potere da parte di un'istituzione su un determinato territorio di emettere una moneta, cioè di creare letteralmente questa moneta dal nulla. Una volta era necessario avere un quantitativo di oro, oggi non è più necessario. Quindi la moneta si chiama fiat perché non ha bisogno di alcunché. Quindi lo Stato potrebbe prendere un pezzo di carta e scriverci sopra 100 euro, 200 euro, 500 euro. Questa capacità, che si chiama sovranità monetaria, in realtà non è stata mai trasferita. Primo, perché la nostra Costituzione lo impedirebbe, perché l'articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità monetaria appartiene al popolo, neanche allo Stato. Quindi lo Stato, che rappresenta il popolo, in realtà non potrebbe cedere questa sovranità. Tra l'altro c'è anche un altro articolo che tu mi insegni, che è l'11, nel quale al massimo concepisce una cessione parziale di sovranità, limitazione di sovranità, ma solo in condizioni di parità con altri stati e solo per motivazioni dovute a guerre, pace, eccetera. Quindi in realtà la sovranità è ancora quella monetaria in mano allo Stato. Ma c'è un altro fatto che nessuno considera, che in realtà la sovranità monetaria è molto legata alla sovranità fiscale, perché quando io decido che un certo strumento monetario è moneta a corso legale è perché lo accetto per il pagamento delle tasse. Quindi non può essere diverso dallo Stato la possibilità di definire uno strumento monetario a corso legale, cioè lo Stato è l'unico soggetto che lo può fare. Che cos'è che è successo con i trattati? Che lo Stato ha trasferito alla Banca Centrale Europea una funzione che è sempre stata quella fondamentale svolta dalla Banca d'Italia. Quindi in realtà sono state trasferite alla Banca Centrale Europea, secondo l'articolo 3 del Trattato dell'Unione Europea, le politiche monetarie, che sono quelle tipiche politiche delle banche centrali. In realtà, dal punto di vista della creazione monetaria, l'unico strumento monetario che è nell'esclusiva della Banca Centrale Europea sono le banconote. Nell'articolo 128 del TFUE, in realtà al comma 1, si dice espressamente che la Banca Centrale Europea ha l'esclusiva dell'emissione delle banconote. Ti interrompo per motivi anche sia di dialogo sia di chiarezza, perché il concetto che ha espresso Fabio, da un punto di vista giuridico, quindi lo dico anche da legale, sì, ha effettivamente un fondamento, anche se è basato su una sottigliezza lessicale, ma voi sapete che il diavolo si nasconde nei dettagli, quindi le sottigliezze sono fondamentali. Qual è questa sottigliezza? Che un conto, correggimi poi se sbaglio, Fabio, dall'alto anche della tua esperienza in materia, un conto è la politica monetaria, ci ha spiegato Fabio, sì, un conto è la sovranità monetaria. Allora, negli ultimi anni c'è stato detto spesso, anche da sovranisti o i cosiddetti populisti, da coloro che comunque si professano antisistema, che noi questa sovranità l'avremmo persa, e vi confesso che è una tesi che ha fortemente suggestionato anche me, rispetto alla quale sono tutto sommato ancora in parte favorevole. Però l'idea che propugna Fabio non è assolutamente peregrina, perché se voi andate a prendere l'articolo 3 del TFUE, sì, dove parla delle competenze esclusive della Unione Europea, sì, trovate la competenza in materia di politica monetaria, di sovranità monetaria. Se no avrebbero scritto per esteso che la Banca Centrale Europea ha la sovranità allora monetaria. Allora mi viene da dire, Fabio, che in realtà, proprio alla luce di quanto tu hai da poco ricordato, non potevano farlo, cioè non potevano spingersi a tanto. Perché? Perché lo impediva in qualche modo la nostra carta costituzionale. Ora, ma poi non c'era l'unione fiscale.
perché tu puoi fare una moneta solo se hai anche le politiche fiscali. Ma se così allora è, quindi se il ragionamento di Fabio fila e fila da un punto di vista anche giuridico, cioè decidiamo che nel trattato costitutivo dell'Unione Europea, nei trattati susseguenti, c'è una cessione, diciamo così, alla cosiddetta Banca Centrale Europea, quindi l'Istituto Centrale di Emissione di Francoforte, delle politiche monetarie, quindi la possibilità evidentemente di regolamentare l'emissione delle banconote a livello comunitario per raggiungere quella che è la vocazione principe di questo istituto, che a mente dell'articolo 127 è la stabilità dei prezzi. Bene. Non solo, ma però. Ti lancio questa, non solo, e so cosa vuoi dire, ma ti lancio questa, diciamo così, domanda. Se io vado a prendere l'articolo 128 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, trattato di Lisbona, leggo, dice che al comma 1 la Banca Centrale Europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. Poi al numero 2, al comma 2, troviamo: gli stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della BCE. Io capisco questo alla luce di quanto abbiamo detto. A. La banca centrale ha l'esclusiva dell'autorizzazione dell'emissione di banconote, che sono gli euro, nel territorio della Unione Europea, dove l'euro è la moneta legale a corso forzoso. B. Gli stati sono ancora titolari della possibilità, sia pure con autorizzazione della Banca Centrale Europea, approvazione di coniare monete metalliche. Allora ti chiedo, Fabio, se gliele lasciamo, e diciamo che gliele dobbiamo lasciare queste competenze esclusive alla BCE, che cosa resta in mano allo Stato che potremmo definire come sovranità monetaria? Mi spiego meglio. Che modo potrebbe lo Stato italiano esplicitare una sovranità che, secondo questa tesi che tu stai esprimendo e che in qualche modo sto avallando dal punto di vista giuridico, possiede ancora? Cioè, facciamo un esempio concreto. Allora, cosa può fare oggi lo Stato italiano? Intanto non può stampare euro. L'esperienza, giusto, di tutti dovrebbe essere che la moneta che noi usiamo maggiormente non è né le monete metalliche né le banconote. Quindi noi già attualmente usiamo soprattutto le monete elettroniche, e la moneta elettronica non è minimamente normata dai trattati, e soprattutto sono le banche private che la creano. Quindi se lo possono creare le banche private, figuriamoci se non lo può fare lo Stato. Fammi una percentuale, se io faccio una torta, no? Tipo una torta 100, cioè, di questa torta quant'è la percentuale di banconote in euro, quelle emesse o autorizzate dalla BCE, quant'è la percentuale di monetine e quant'è la percentuale di... le monete sono lo 0,3%, le banconote sono il 6,7% e la moneta elettronica bancaria sono il 93%. Quindi avete capito, di tutto il montante complessivo di liquidità che c'è in circolazione, la parte che per così dire cade sotto l'articolo 128 che ho citato prima è appena, hai detto, il 7%, 6-7%, tra monete coniate e banconote emesse, è pochissima cosa. Il resto è, quindi, tutto credito bancario. Ma cosa vuol dire? Cioè, mi stai dicendo che quindi c'è della liquidità, della moneta sostanzialmente elettronica, chiamiamola come vogliamo, creditizia, eccetera, che viene emessa da chi? Non dalla BCE, no, ma neanche dalla Banca d'Italia. Cioè, noi siamo in un regime di scarsità monetaria. Ma chi la emette questa moneta? Le banche private. Le banche private, quando io vado a fare un prestito in banca, semplicemente la banca privata mi mette sul mio conto corrente, scrive la cifra che io gli ho richiesto. Quella cifra viene creata letteralmente nel momento in cui io prendo il prestito. Non è una cifra che viene presa, quindi, da qualche altra parte. Quindi mi stai dicendo che la banca... E ovviamente capite che queste domande le faccio anche per rendere in qualche modo comprensibile e apprezzabile il discorso. Mi stai dicendo che la banca, quando ti fa il mutuo, certo, non sta prendendo i soldi da un deposito che ha lei? Assolutamente, anche perché il deposito sarebbe completamente insufficiente, perché se abbiamo detto che di tutta la moneta che usiamo solo il 7% sono contanti, come fa la banca a creare il 93% dovendo restituire contanti? Perché noi sapete che la moneta elettronica bancaria non è altro che un numero che mi dice che se io vado in banca posso ritirare i contanti, ma non ci sono sufficienti contanti per ritirare tutta la moneta che è stata creata. Quindi significa che non può essere stata creata né dalla BCE né dallo Stato, è stata creata letteralmente come sotto forma di credito bancario.
E questo credito viene creato attraverso il prestito. Cioè, in pratica, se non c'è una persona che con le sue beni e garanzie accredita, cioè permette alla banca la creazione di questa moneta, praticamente la banca non lo può fare. Quindi, in realtà, la moneta elettronica bancaria viene creata con la garanzia del soggetto che chiede il soldi in prestito. Però capite bene che è una cosa molto singolare rispetto al modo ordinario di ragionare a cui siamo stati abituati, perché credo che voi tutti siate abituati a pensare al prestito come a qualche cosa che viene dato da qualcuno che ce l'ha a qualcuno che non ce l'ha. Certo. Tipicamente io ho bisogno di 10.000 euro, non li ho, Fabio li ha, Fabio me li dà. A quel punto è giusto, io devo restituirli a Fabio con degli interessi. Ma qui stiamo parlando di una cosa veramente più veramente diversa, incredibile per certi aspetti. Cioè, stiamo dicendo che ci sono nel mondo, quindi diciamo così, nel mondo che conosciamo, che ci viene descritto dai giornali, eccetera, di cui i giornali e le televisioni ci parlano pochissimo, ci sono delle entità che questi denari li prestano non perché li hanno, come per ipotesi Fabio aveva i 10.000 euro che mi ha prestato, ma perché letteralmente li creano con una fatica credo pari a zero. Faccio un esempio: quando sentiamo i giornalisti e gli opinionisti, soprattutto dei media mainstream, che magnificano l'operato della BCE di Draghi perché ci ha aiutato con il quantitative easing, cosa vuol dire che ci ha aiutato? Sostanzialmente ha immesso nei mercati, no, ha creato dal nulla, ha immesso moneta, ma nel momento in cui immette questa moneta, gli 80 miliardi del quantitative easing di cui tanti ci hanno parlato, questa moneta a sua volta, la BCE di Draghi, dove la prende? Perché questo che la spesso crea. Viene, è un passaggio che viene completo, ma la crea, Fabio, vuol dire che la crea come? Chiede con un click in computer, semplicemente. Questo... C'è una dichiarazione spettacolare di Ben Bernanke nel 2009, che quando una giornalista gli chiede: ma dove avete preso i soldi di 160 miliardi che avevano prestato a una banca che stava per fallire, che non era neanche una banca, anzi un'assicurazione? E lui ha detto: semplicemente abbiamo usato un dito, un click di un computer, abbiamo scritto sul suo conto corrente la cifra di 160 miliardi. La stessa cosa che fanno le banche private. È la stessa cosa che fa Mario Draghi, uguale. Ma perdonami, scusa Fabio, ma allora tu mi stai dicendo che dietro il povero disgraziato cittadino che chiede un mutuo c'è la fatica di una vita per costruirsi una casa di mattoni. Dietro ai soldi di colui che glieli presta non c'è nessun tipo di fatica se non un indice posato su un tasto. Ma ti dirò di più. Ma è così? Quel soldo che è stato creato con un click di un computer, se non ci fosse dopo il lavoro di quel cittadino per ripagare quel prestito con gli interessi, quel denaro non varrebbe niente. Quindi il denaro in realtà viene creato dal nulla, senza alcun problema, viene immesso nell'economia, e siccome però viene immesso con il prestito, sono i soggetti che restituiscono quei soldi con il proprio lavoro che gli danno valore. Se no, altrimenti quel denaro non varrebbe niente. Quindi si può dire che il peccato capitale, il vizio originario, per così dire, di tutto questo sistema è il fatto che la moneta a monte nasce come un debito. Assolutamente. Cioè viene partorita già con un debito. E qui andiamo a ritroso nella storia, perché questa cosa non è successa ieri, questa cosa va avanti da 4-5 mila anni, perché la prima moneta a debito, tu pensa che la facevano in Mesopotamia i babilonesi, e erano delle tavolette d'argilla che con caratteri cuneiformi rappresentavano un quantitativo di grano, un quantitativo d'argento, eccetera. Queste tavolette venivano scambiate, come le nostre banconote, come se fossero moneta. E siccome venivano create più tavolette rispetto al bene merce che c'era dietro, queste tavolette creavano maggiori prestiti e maggiori interessi, per cui il sistema andava in crisi. E si racconta in queste tavolette che già a quel tempo ogni 7, 10, 12 anni si creavano dei giubilei del debito, per cui il debito doveva essere azzerato, perché se no si creavano delle situazioni ingestibili. Anche perché, scusa, mi viene da dire questo, secondo quello che a volte sento anche parlando così, chiacchiere sì. Da bar, eccetera, da persone che cominciano a interessarsi all'economia, eccetera, una persona in genere è portata a ritenere che la banca, sia la banca centrale, la madre di tutte le banche per così dire, certo, sia le banche figlie, no, che sono le banche commerciali eccetera, prestino, perché ce l'hanno instillata questa cosa, prestino il mutuo perché ce l'hanno. Adesso scopriamo che non ce l'hanno, invece la chiamano intermediazione crediti, bancaria. Allora invece l'idea comune qual è? Ma no,
se loro te lo prestano, vuol dire che dietro c'è tipo una riserva aurea, una riserva di valori alla quale corrisponde ciò che loro ti prestano. Cioè, per dire, loro hanno una montagna di dobloni chiusi dentro le casseforti di Francoforte, e quando c'è bisogno stampano in corrispondenza di questi dobloni. In realtà, mi pare di capire da quello che stiamo dicendo, che stai dicendo soprattutto tu, non è così, non c'è assolutamente niente. Cioè, se noi andiamo a Fort Knox, il Fort Knox europeo per così dire, e lo apriamo, e dentro troviamo aria. Cioè, ci sono dei lingotti d'oro, ma non hanno nessun collegamento con la moneta. Cioè, ma la moneta non minimamente paragonabile agli 80 miliardi al mese. Minimamente. Pensate che in Italia la massa monetaria, la massa totale sono 2.250 miliardi, i lingotti d'oro dentro Banca d'Italia non arrivano neanche a 80 miliardi, quindi stiamo parlando di una cifra ridicola. E non c'è nessun legame, cioè non è che questa moneta creata può essere cambiata. Però a questo punto c'è un problema, sì, secondo me. Allora, ascolta, se alla fine di ogni anno abbiamo il problema di fare la legge finanziaria, la legge di bilancio, dobbiamo mandarla a Bruxelles perché ce l'approvino, eccetera, e ogni volta sono pianti e stridor di denti perché bisogna trovare i 20-30 miliardi per fare queste misure, manovre espansive. Perfetto. Molto bene. Allora, oggi funziona così. Sostanzialmente lo Stato italiano va a chiedere questi soldi. No, ha due alternative. O aumenta le tasse e taglia le spese, perché questa è la prima alternativa. Oppure, però, io ti potrei dire che questa linea è anni e anni che la seguiamo, perché dal 1991-92 lo Stato italiano è in avanzo primario. Cosa vuol dire? Che sostanzialmente spende meno di quanto tassa. Perfetto. Cioè, le tasse che noi cittadini paghiamo sono regolarmente ogni anno da 30 anni o giù di lì esattamente superiori, e anche di molto superiori a volte, alle spese che noi facciamo. Quindi questa è una, diciamo così, un modo per smentire la vulgata, la fake news assoluta secondo la quale avremmo vissuto al di sopra delle nostre possibilità facendo spese pazze. Ma torniamo a bomba, e allora dico, ma scusa, ma se lo Stato italiano deve diventare pazzo per andare sui mercati emettendo titoli del debito pubblico, certo, e in cambio ricevendo questi denari, facciamo 30 miliardi di una manovra finanziaria, per poter poi fare, tappare i buchi, diciamo così, che ci sono qua e là, cercare di fare un po' di spesa a beneficio dei cittadini e finanziare la sanità, qua e là alla fine resta poco o niente. Ma questi che ce li danno alla fine, a loro volta, o dove direttamente o indirettamente, li prendono dalla scaturigine di tutti i soldi, che è sempre la stessa, cioè l'aria. Ma vuoi la cosa ancora più assurda? Perché le persone non capiscono come funzionano i mercati finanziari. Io, Stato, emetto questo qui, che è un titolo di Stato. Questo titolo di Stato lo colloco sui mercati finanziari e qualcuno mi dà degli euro in cambio di questo titolo. Sì. Secondo te, come fanno ad avere gli euro per comprare questo titolo? Ce li hanno già? Li chiedono in prestito? No. A loro volta. Vanno in banca, depositano il titolo che l'hanno comprato in garanzia e si fanno dare la moneta elettronica conseguente. Quindi in realtà anche il titolo dello Stato produce nuova moneta. Cioè esattamente il contrario di quello che pensiamo. Noi pensiamo che ci sia la moneta preesistente, no, che finanzia il nostro debito grazie all'emissione del nostro titolo. Tu mi stai dicendo che invece no, c'è il titolo, loro e lo con prendono, il titolo creano la moneta elettronica. Ovviamente ci speculano sopra. Non solo, ma c'è un altro meccanismo che si chiama leva finanziaria, per cui una società compra il titolo, lo deposita in banca e ottiene un milione di titolo, un milione di moneta elettronica. La banca prende questo titolo, lo deposita presso un'altra banca, perché nel frattempo per un anno lo tiene vincolato, e ottiene anche lei un altro milione. Poi fanno questo giochino con 3 o 4 banche, da un milione di euro di titoli di Stato ottengono 3, 4, 5 milioni di moneta elettronica bancaria. Ecco, allora, adesso a questo punto diciamo che abbiamo parlato di quello che io definisco, a volte l'ho anche scritto nei miei post, nei blog, eccetera, io lo definisco come una delle più grandi operazioni di mistificazione, certo, ma proprio sul piano psicologico e della comunicazione di tutti i tempi. Perché se così è, cioè se effettivamente dietro al denaro e dietro la moneta non c'è in realtà più nessun valore detenuto da qualcuno che quindi legittimamente ci presta qualcosa che ha, e questo non è più così diciamo dal 1971 più o meno, insomma, grosso modo, adesso Nixon quando si sgancia da Bretton Woods, eccetera. 1971, vabbè, è la data cardine. Allora, dal 1971 la moneta diventa, si dice, fiat currency. Cioè fiat cosa vuol dire? È una, sostanzialmente una creazione così. Ma allora io dico, Fabio, andiamo al cuore del nostro della
della cosa che tu proponi anche attraverso delle pubblicazioni, secondo me bellissime, perché molto semplici e divulgative come questa. Ma allora, scusate, se noi dobbiamo piangere e battere i denti per andare a chiedere soldi e quindi indebitarci a soggetti che quei soldi molto semplicemente li evocano come si evocano gli spiriti, ma allora perché noi, che tra l'altro siamo stato sovrano e quindi vi ricordo abbiamo il potere di imperio, no, in teoria, datoci dalla nostra Costituzione, che cosa ci impedisce di fare noi direttamente come Stato? Mi spiego meglio. Il Ministero del Tesoro, anziché piazzare titoli, emette denaro, che non nasce come un debito, nasce così, denaro fiat. Allora, chiedo a Fabio, è forse quell'articolo 128 che ce lo impedisce? No. Cioè, lo Stato italiano è inibito dal fare questo oppure può farlo? No. Tra l'altro, la dimostrazione pratica che lo Stato lo può fare ce lo dice il fatto che le monete metalliche, eccole, sono di proprietà dello Stato. Questo è un esempio che fai tu, no? No, non è un esempio. Questa è una moneta che è stata emessa per la prima volta dallo Stato italiano il 6 agosto scorso. È una moneta di 5 euro. Metallica. Con la scritta Repubblica Italiana. Ma cioè, vale 5 euro, voglio dire, io ci posso pagare assolutamente qualcosa. È una moneta a corso legale. È corso legale, quindi 5 euro. È una moneta ovviamente da collezione, però ad esempio la Germania le emette in grandi quantitativi e si possono utilizzare anche per spendere. In Italia no, perché per adesso ne hanno messo una tiratura allora, di 20.000 pezzi. Facciamoci la domanda, scusa. Supponiamo che domani, tanto per stare sul pratico, supponiamo che domani lo Stato conia un miliardo, facciamo, sì, di monetine da 5 euro così. Queste monetine hanno corso legale? Assolutamente, solo in Italia però. No, ma in non Italia, in no, capito, ma certo, in Italia comunque abbiamo bisogno di quattrini. Avrebbero corso legale solo in Italia e lo Stato incasserebbe dei soldi senza emettere titoli di debito. Ok, perché abbiamo detto prima che in forza dell'articolo 128, mentre le banconote le può emettere o autorizzarne l'emissione alle altre banche centrali, le solo banche, la BCE, le monete invece le può coniare direttamente lo Stato. Ma allora chiedo, e torno di nuovo ad approfondire la questione, ci suggerisci, Fabio, anzi ti faccio un'altra cosa, ti proietto improvvisamente, sì, a titolare del Dicastero dell'Economia. Ok. Vabbè, stai sereno perché tanto qua stiamo giocando, quindi non c'è nessuna pressione, però per 5 minuti tu diventi cosa ministro dell'Economia. Allora ti chiedo, che cosa tu faresti, ma non voglio che tu mi dica, tipo, anche se magari potrei essere d'accordo, comincio a progettare un'uscita dall'euro fatta con i dovuti crismi, no, come no, il piano no, B no, di Savona o di... Non è quello che no, vogliamo. Ti chiedo una cosa che tu faresti molto domani pragmatica mattina, domani mattina, e che potrebbe, secondo te, sconvolgere un po' l'insieme di questo sistema che, l'avete capito, evidentemente è un sistema malato. Dopodiché, il fatto che la malattia sia insorta così a nostra insaputa oppure sia insorta perché è stata inoculata da qualcuno, probabilmente sono entrambe le cose, lo lascio decidere a voi. Ma ti chiedo, Fabio, cosa fai? Allora, la prima cosa da capire è che lo Stato deve avere le risorse finanziarie per poter fare le politiche economiche che vuole fare. Per avere risorse finanziarie noi usiamo, abbiamo detto, tre tipi di monete: monete metalliche, moneta cartacea e moneta elettronica. Allora, lo Stato può fare monete metalliche superiori a 2 euro? Certamente sì, lo ha già dimostrato, deve solo farne una tiratura maggiore e chiedere l'approvazione alla BCE del volume di conio. Ma è una cosa fattibilissima, tant'è che la Germania, che è più furba di noi, ha coniato nel corso di questi anni 17 miliardi quindi di monete metalliche. Quindi devi solo chiedere l'approvazione del volume di conio. Il volume di conio, tu potrebbero negartela. Tu pensa però che la Germania, che è un po' più grande di noi ma non più di tanto, ha emesso 17 miliardi di monete metalliche e noi solo 6. Ecco, ripetiamo allora come mai 17 miliardi coniati dalla Germania in forza dell'articolo 128,2 del TFUE e noi solo 6. Vabbè, quella è una, però a cose quindi più pesanti chiediamo. O poi le banconote lo Stato non lo può fare, ma no, banconote deriva da note di banca, per cui sono un prodotto, diciamo, strumento monetario tipico di una banca. Lo Stato può emettere biglietti di Stato che non sono banconote, ma sono l'equivalente cartaceo delle monete metalliche. Chi lo potrebbe vietare? Nei trattati c'è scritto che lo Stato non può emettere biglietti di Stato? C'è scritto che la sovranità monetaria è stata ceduta? No, è stata ceduta solo le politiche monetarie. Quindi lo Stato potrebbe tranquillamente fare dei biglietti di Stato e con quelli addirittura ripagare i titoli di Stato detenuti dalla Banca d'Italia.
Quindi quando arrivano in scadenza io gli do dei biglietti di Stato che arrivano in Banca d'Italia, vengono tenuti dentro il bilancio, non vanno neanche in circolazione. Quindi sono, per farvi capire, tipo i biglietti sono di l'equivalente Stato del titolo di Stato alle famose 500 lire, giusto? Certo. Che vennero in illo tempore stampate sotto, mi pare, il governo Moro, o comunque sì. Moro era ministro, non ma lo so. Non solo, quindi sono biglietti che nascono perché stampati, voi direte, ma come fa? Come fa? Vi dico io, lo fa, cioè se lo fa la BCE perché non lo può fare lo Stato? Ci sembra strano perché lo Stato non lo fa. Ci sembra strano perché attualmente, correggimi se sbaglio, di farlo. A livello mondiale quanti esempi ci sono di Stato che, rivendicando ed esercitando la propria sovranità monetaria, emette la moneta, quella che tu chiami moneta positiva? Ah, non c'è, cioè solo le monete metalliche vengono messe che sono moneta positiva. Allora ti faccio un'altra domanda: ma perché secondo te, Fabio, un'evidenza così intuitivamente logica, secondo me anche per un bambino, viene da un lato non raccontata? Perché io francamente questo tipo di discorsi sulla TV nazionale, no, benissimo. Uno. Due. Perché soprattutto e a monte non viene praticata nel concreto? Perché mi rifiuto di credere che questo tipo di consapevolezze non ci siano in alto loco. Perché? Perché la narrazione... Allora, l'operazione che è stata fatta è stata soprattutto culturale. Cioè il neoliberismo ha instillato l'idea che lo Stato è male e che con emettere moneta da parte dello Stato è una cosa sbagliata. Tant'è che l'obiezione più grande che ci viene fatta non è tanto che lo Stato non lo potrebbe fare, ma che se lo fa aumenterebbe l'inflazione, aumenterebbe la corruzione, perché non è bene lasciare questo potere in mano ai politici, è meglio che questo potere sia dato a soggetti indipendenti. Scusa se ti interrompo, se non mi sfugge. Guardate che questa obiezione che ha detto Fabio adesso è il concetto della banca centrale indipendente, certo. Che è uno dei dogmi, a mio modo di vedere, più letali per i principi democratici di un buono Stato di diritto e di cui purtroppo nessuno parla. Sarebbe come se vi dicessero letteralmente: guardate che il potere legislativo purtroppo non ve lo possiamo lasciare, cioè il potere di fare le leggi, quindi il Parlamento cancelliamolo, lo diamo ad un'autorità, oggi le chiamano authority, indipendente, che in quanto indipendente saprà bene cosa fare per voi. È esatto, so che vi sembra assurdo perché siete sufficientemente vaccinati da un punto di vista dei principi base della democrazia per capire che la fonte della democrazia e quindi del Parlamento è il voto del popolo sovrano, ma non siete abbastanza vaccinati per capire che lo stesso dovrebbe valere per quell'altro quarto potere che abbiamo definito come potere monetario, che è quello di battere moneta. Cioè, ti ripasso la palla, Fabio, certo. Ma perché, scusa, il fatto di diciamo così fare le leggi ci può competere, ma il fatto di battere la moneta, che è la cosa fondamentale, senza le quali le leggi non hanno senso, perché se io faccio una legge con una bella riforma e non la posso finanziare, beh, è come se avessi una pistola senza proiettili. Allora ti chiedo, ma perché questo concetto della banca centrale indipendente, secondo te? È indipendente da cosa? Beh, da chi? Come si fa a essere indipendente? Non esiste l'indipendenza, perché le banche centrali sono governate e gestite da banchieri, quindi che siano indipendenti è un'assurdità. Sono indipendenti rispetto allo Stato, ma non sono indipendenti rispetto al sistema bancario, quindi sicuramente le banche centrali fanno l'interesse del sistema bancario. Ma il sistema bancario è prevalentemente privato, in Italia è totalmente privato, quindi che questi siano indipendenti non ci crede nessuno. Cioè, come si fa a credere che una persona, un privato, che sia a capo di un'entità così importante, possa fare degli interessi, diciamo, generali della popolazione? Quindi sarebbe come, per capirci, dunque, il fatto che abbiamo detto banca centrale indipendente, da cosa? Da nulla, giustamente dice Fabio, dipende dagli interessi degli istituti. Perché basta compongono. Vedere da dove proviene Mario Draghi per capire quanto può essere indipendente. Ma di più, le stesse banche centrali, prendiamo la Banca d'Italia, è partecipata per la stragrande maggioranza, per la grande percentuale delle quote che ne compongono il collettivo che la gestisce di istituti bancari, è sostanzialmente privata. Come sapete, ormai è una nozione abbastanza diffusa, sono sostanzialmente istituti privati. Certo. Quindi abbiamo una BCE che è posseduta pro quota dalle banche centrali nazionali, quella italiana sicuramente a sua volta è posseduta pro quota per la stragrande maggioranza da banche private, quindi
Facciamo un ragionamento da scuola elementare, quindi regredendo, troviamo che alla radice il potere di battere la moneta è privatizzato. Privatizzato, certo. Totalmente privatizzato. E quindi non potrà mai essere fatto nell'interesse della collettività, perché la moneta è uno strumento che serve per raggiungere il benessere di tutti, non può essere utilizzato per il benessere di pochi. Tant'è che quello che sta succedendo nella Banca Centrale Europea è che la moneta viene creata solo ed esclusivamente per salvare i mercati finanziari e le banche. Ma quando c'è una calamità naturale come un terremoto, Mario Draghi non si è mai sognato di andare in conferenza stampa di dire ok, ricostruiamo le zone terremotate stampando soldi. E in realtà, quando un giornalista qualche anno fa chiese a Mario Draghi se la moneta può mai finire, Mario Draghi ha ammesso che la moneta non può mai finire. Perché lui ha ammesso che può far fronte a tutte le emergenze che noi abbiamo. L'unico problema è che le emergenze per la Banca Centrale Europea sono solo mercati finanziari e banche. Quindi capite bene che dire, da un punto di vista anche filosofico, prima ancora che economico, che il tuo potere è un potere che non può mai finire, che cosa vi fa ricordare? Chi è l'essere che ha un potere che non può mai finire? Ce n'è uno solo, è Dio. Dio è l'essere perfettissimo, onnipotente, eppure sulla terra esiste un soggetto che può pronunciare una frase del genere: io ho un potere che non può mai finire. Ma vi dirò di più, ha ragione, perché se il denaro non è più agganciato a nulla, ma è una mera creazione, un flatus voci, come direbbero i latini, no? Un'emissione, no? Che tu fai pigiando un pulsante, beh, letteralmente tu perché? Quando non, a meno che tu non lo voglia e non lo decida, infatti lui quando vuole, come Dio, lo decide, no? Cavolo. Smetto di fare il quantitative easing. Dopodiché ci sono tutti questi impettiti opinionisti di prima serata che ti fanno la morale e ti dicono: stai molto attento perché Draghi tra poco smetterà di fare. E io gli vorrei chiedere: ma scusa, ma perché? In base a quale parametro smette? Ma perché smette? Ma se ci state dicendo che ci ha beneficato, perché ti dicono così, cioè, no? La crisi è passata, perché smette? No. Ma se ci ha beneficato, ma perché smette di beneficiare tutti noi? Ma soprattutto, chi gli ha dato il potere di decidere ad libitum, come dicevano gli altri, cioè a piacimento, di beneficiare i cittadini oppure no? Cioè, questa cosa è veramente strana. E qui veniamo all'articolo 117 che citavi prima, che è vero che nella prima parte dice che Mario Draghi, la Banca Centrale Europea, ha come obiettivo la stabilità dei prezzi, che significa l'inflazione vicino al 2%. Nella realtà, subito sotto, tutti dimenticano di dire che il secondo comma dice che, fatto salvo questo obiettivo, e non lo abbiamo mai ancora raggiunto, gli obiettivi della Banca Centrale, la Banca Centrale Europea deve contribuire a raggiungere gli obiettivi dei trattati sull'Unione Europea, i quali all'articolo 3 definiscono esattamente la piena occupazione, il progresso sociale e la crescita economica equilibrata come gli obiettivi dell'Unione Europea. Quindi Mario Draghi in realtà non sta facendo quello che è il suo obiettivo, cioè lui era stato messo lì per raggiungere questi obiettivi, non solo quelli della stabilità dei prezzi. Però ovviamente a chi interessa la stabilità dei prezzi? Ma parliamoci chiaro. Beh, ovviamente la risposta è questa: la stabilità dei prezzi interessa soprattutto ai detentori dei grandi capitali, a coloro che prestano i denari, non a coloro ai quali i denari vengono prestati. Mi viene spesso raccontata, no, questo babau dell'inflazione. Il babau dell'inflazione è straordinario perché è una di quelle, non le definisco fake news, ma è una di quelle, avete presente da bambini, no? Ci creano quelle storie per cui il babau proprio è questa, no? L'uomo nero, no? L'uomo nero, alla fine tu non sai bene chi sia l'uomo nero, chi sia il babau, però basta che senti la parola babau, uomo nero, e ti spaventi. La stessa cosa, credo di poter dire, accade oggi con parole tipo spread oppure tipo inflazione, senza che nessuno si chieda effettivamente, ma alla fine ridare questo potere di emissione dal nulla, quindi questo potere divino, allo Stato, riconferendo quindi a questo potere una veste di carattere democratico, perché colui che lo gestisce non è più un'entità privata, indipendente, ma è un'entità pubblica, dipendente dal volere dei cittadini. Allora io dico, questo perché ci spaventano dicendo ma scatenereste ondate massive di inflazione, quando tu mi insegni, da un lato, che il mondo negli ultimi anni è stato letteralmente inondato da fantastiliardi di dollari e di euro, senza che ci siano state ondate inflattive, dall'altro che l'inflazione tipicamente, credo di poter dire,
riguarda un sistema di circolazione di beni e di merci dove c'è, diciamo così, si è raggiunta una saturazione nella produzione, quindi c'è una scarsità di merci e un eccesso di moneta. Ma vi pare? E cioè, se io non ho e c'è una piena occupazione. Non ma ho se non c'è la piena occupazione, certo. Non c'è, non viviamo in un sistema di sottoproduzione, ma semmai di sovrapproduzione, nel senso che abbiamo una capacità di produzione illimitata. Cioè, noi quasi produciamo meno di quanto potremmo. Addirittura, cioè, allora assolutamente. Dico, vi pare che sia un momento storico in cui ci si debba eventualmente preoccupare dell'inflazione? Ma no, ma non ci sarebbe, perché se io creo moneta, la immetto nel sistema e con questa moneta vengono occupate delle persone, aumentata la capacità produttiva e aumentata la quantità di beni, se io aumento la quantità di moneta e aumento corrispondentemente la quantità di beni, ovviamente l'inflazione non ci sarà mai. Eccola. Anzi, perché siamo in deflazione adesso? Perché attualmente si può produrre sempre con meno occupati. Quindi, essendoci meno occupati, diminuendo anche la capacità di acquisto di questa gente, perché se uno è disoccupato ovviamente non ha più stipendio da poter comprare, e aumentando la capacità produttiva per l'automatizzazione, noi stiamo andando verso una situazione di deflazione. Cioè i prezzi caleranno sempre di più. Mi viene da dire questo, e dimmi se può essere una interpretazione corretta, perché mi ha colpito quando tu usavi le mani come due piatti della bilancia e dicevi, guardate, aumento l'immissione, quindi l'offerta di denaro nel sistema, parimenti la gente si mette in moto, lavora e quindi arriva la ricchezza. Sì. Se ci pensate, è il contrario di quello che siamo abituati a pensare. C'è una ricchezza e quindi c'è l'offerta di moneta. Allora ti chiedo, Fabio, se è vero ciò che tu dici, cioè che le leve sono queste, io Stato, titolare di una banca centrale dipendente dallo Stato, immetto positivamente moneta non a debito nel sistema e grazie a quella moneta comincio a far girare l'economia, fare assunzioni, diffondere lavoro, costruire opere pubbliche, eccetera, eccetera. No, vedete come questo piatto, quello della moneta, generi questo piatto che è quello della ricchezza. Allora mi viene da dire, ma il fatto che viviamo in un sistema a testa in giù, dove la banca centrale non è dipendente ma indipendente, è una figlia di un sistema privato che in realtà, se ci pensate, non investe nell'economia reale, no, presta solo. Investe soltanto nelle attività speculative. Allora questo può spiegare molto di ciò che è successo negli ultimi anni. Non pensi che in realtà abbiamo assistito proprio a un trasferimento all'inizio lento e poi sempre più, diciamo così, incombente di ricchezza dal piano della ricchezza materiale al piano della ricchezza virtuale, finanziaria. Allora, è un sistema secondo te funzionale a un tipo di capitalismo che non va nella direzione di un capitalismo umanista, no? Che in qualche modo aiuta l'uomo che lavora, che fatica, che produce, che crea cose e beni, ma semmai penalizza quell'uomo lì e invece esalta lo speculatore finanziario. È corretto questo? Correttissimo, anzi, nel nostro sistema noi abbiamo due tipi di economia, il sistema dell'economia reale e il sistema dell'economia finanziaria. La dimensione che ha raggiunto l'economia finanziaria è 15 volte, 20 volte quella dell'economia reale. Perché? Perché si è scoperto che di tutta la moneta che viene creata dal sistema bancario, più del 90% finisce sull'economia finanziaria e non sull'economia reale. Quindi siccome più del 90%, quindi la cosa più assurda è che il 93%, cioè fanno soldi con i soldi. Bravo. Perché? Perché? Ma è intuitivo. Se io sono una banca e posso creare il denaro al nulla con un click, secondo te mi conviene di più investire in un'azienda che produce con il rischio che possa fallire, eccetera, o investire su un titolo, una speculazione finanziaria che mi rende subito e ci guadagno un sacco di soldi? Quindi è veramente una questione di filosofia. Assolutamente sì. Cioè, oggi il denaro viene creato non per il benessere dei cittadini all'interno dell'economia reale, ma per arricchire poche persone. Tant'è che l'1% della popolazione sta diventando sempre più ricca e il 99% si impoverisce sempre più. Quindi il divario aumenta perché i soldi finiscono più dai ricchi. La banca, secondo te, io devo prestare i soldi. Ho davanti uno che i soldi ce li ha già e uno che i soldi non ce li ha perché vuole fare un'attività nuova. Secondo te, io banca, presto i soldi a te o presto i soldi a lui che invece vuole fare un'azienda? Ho il sospetto che li presteresti a me. Ho il vago sospetto. Perché? Perché quello che i soldi ce l'ha già mi garantisce di più. Quindi a quello che i soldi ce l'ha già io gliene presto quanti gli voglio, gli faccio vagonate di scoperti di banca che gli permettono di investire sui mercati finanziari. Allora, ci avviamo alla chiusura, no? Ti faccio notare una cosa e voglio vedere se su questo condividiamo la stessa linea, ma
Se allora torno a parlare di trattati, sì, e mi accorgo che i trattati costitutivi della Unione Europea, in particolare Maastricht, Lisbona, ma non sottovalutate il trattato Fiscal Compact che è stato approvato nel 2012 nel luglio ed è dal Parlamento italiano ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2013, okay, questi trattati sono concepiti con una banca centrale cosiddetta indipendente, sostanzialmente privata, una banca centrale che non può finanziare gli stati, può finanziare soltanto gli istituti di credito. Abbiamo sostanzialmente un sistema in cui gli stati sono impiccati perché alla fine di ogni anno devono andare ad elemosinare i denari sui mercati. Allora ti chiedo scusa, ma allora si può dire che la stessa Unione Europea, da un punto di vista tecnico-giuridico, è stata concepita per dare appunto copertura giuridica a un sistema di sfruttamento delle masse, sfruttamento del lavoro, sfruttamento dei popoli? Ni, nel senso che è vero che questo è quello che sta facendo, ma in realtà nei trattati non è stata mai ceduta la sovranità monetaria. Quindi in realtà tutto ciò sta avvenendo solo perché gli stati hanno smesso di fare ciò che potrebbero ancora fare. Ma allora io ti rilancio un'altra domanda: ma se fossero stati in buona fede coloro che hanno costruito e concepito questi trattati, non avrebbero semplicemente potuto evitare un articolo come il 123 o scrivere meglio un articolo come il 128? Non potevano, perché avrebbero dovuto cambiare le costituzioni degli stati. Tu pensa, quindi noi siamo, questo dimostra che sono in malafede. Noi siamo una repubblica, ma tu pensa se quelli che hanno fatto i trattati fossero andati dal re Juan Carlos di Spagna, che è un re, che è un sovrano, e gli avessero detto: guarda, tu devi cedere la tua sovranità monetaria. Ma allora i trattati in quanto tali si presentano come una diciamo così formalizzazione sul piano giuridico di un progetto eversivo. Bravo, cioè hanno cercato di espiantare dagli stati il potere di legiferare, di fare politiche economiche, eccetera, ma in maniera surrettizia, non potendogli togliere la sovranità monetaria. Quindi il problema qual è? Quindi è un progetto che nasce in malafede. Nasce in malafede, però il problema, tu hai l'illusione, ha avuto, di poterlo ricondurre, però dei complici, cioè nel senso che se negli stati non ci fossero stati dei complici, tutto questo non poteva avvenire, perché se io so che la sovranità è ancora la mia, la utilizzo quando ce ne ho necessità, seguito a non utilizzarla solo se sono in qualche mano complice del sistema. Ecco perché io contesto questo fatto di dire i trattati sono coercitivi e impediscono qualunque cosa. Lo Stato è sovrano, e quindi se noi riusciamo a capire questo, riusciamo a trasmetterlo soprattutto ai cittadini, quest'idea che lo Stato non gli si potrà mai togliere la sovranità monetaria, perché significa togliere lo Stato, cioè uno Stato senza sovranità non è più uno Stato. Allora, per chiudere, innanzitutto ovviamente condivido la filosofia di fondo del pensiero di Fabio, perché siamo d'accordo. No, siamo sostanzialmente d'accordo, perché mi affascina molto l'idea di scoprire in qualche modo, per molti anche come dire contestatori o critici dell'Europa, può essere una bella scoperta, perché uno che ti dice: attenzione, non disperare, questo è il messaggio di Fabio, disperare, perché non è poi così vero che ormai siamo dentro la gabbia dei trattati, c'è la possibilità di uscire o comunque diciamo così allargare le maglie di questa gabbia e riappropriarci di qualcosa che in realtà non abbiamo mai perso. Sai qual è la questa cosa, è la cosa bella pericolosa del tuo pensiero? Quando si parla di unione fiscale, perché nell'unione fiscale si trascinerebbero dentro anche la sovranità monetaria, perché come abbiamo detto prima, tra sovranità monetaria e sovranità fiscale c'è un collegamento. Allora posso, nel momento in cui dovessero fare un'unione anche fiscale, a quel punto la sovranità monetaria sarebbe trasferita. Allora posso mettere un piccolo grano di pessimismo sul apprezzabilissimo ottimismo e che condivido in toto del tuo pensiero? Il piccolo grano di pessimismo però lo definirei piuttosto come un realismo consapevole. Questo, a mio modo di vedere, è lì che ci vogliono portare. È certo. Cioè, a mio modo di vedere, perché vogliono togliersi progetto, definitivamente. Assolutamente. Tutto il progetto europeo nasce, credo addirittura abbia origine, come progetto finalizzato alla espunzione, cioè ad estirpare le radici democratiche del nostro Stato, della nostra Repubblica Italiana. Io credo che l'obiettivo sia quello di arrivarci, certo, di arrivarci attraverso quello che tu hai citato, l'unione fiscale. Io credo che anche la politica monetaria, così come è stata ideata, avesse quell'intento. Però per fortuna, mi viene da dire,
ha un bug, posso definire così, un baco, che Fabio ha individuato e che probabilmente una crepa e che probabilmente potremmo riuscire ad allargare. Se anche così non fosse, ma avessimo comunque raggiunto l'obiettivo di far ragionare più persone possibili sulle perversioni di questo sistema assurdo, io credo che questa trasmissione sarebbe e soprattutto ricordiamolo che il 23 novembre siamo alla Camera dei Deputati. Allora, e ci sarò io, Nino Galloni, Antonio Rinaldi, Giovanni Zibordi, Marco Cattaneo, Steve Kinn, quindi parleremo espressamente di quale modello di società vogliamo per riuscire ad avere una situazione diversa rispetto a quella quindi attuale. Avete capito l'importanza del progetto di Fabio, io ho molta stima per lui per questo, non solo perché hai, come dire, credo di poter dire, è stato l'ideatore, il propugnatore, il divulgatore all'inizio credo con tante difficoltà, ma si sta facendo strada di queste idee, ma soprattutto perché sta arrivando a parlamentarizzare questi concetti. Certo. Io trovo questa cosa fantastica, cioè uscire dai salotti, arrivare alla Camera dei Budanti o da YouTube, perché questa cosa qui finirà su YouTube. A me non mi interessa andare su 8.5 della Gruber. È bellissimo. Vabbè, io ti auguro di andarci, perché comunque sarebbe un modo ulteriore per divulgare, ma bellissimo il fatto entrare. Che queste idee ambiscono a diventare concrete, cioè certo. Ambiscono a trasformarsi in politica. Ecco, questo. Anzi, oggi abbiamo detto che se ce la facciamo andiamo anche al Senato. Bene, io direi che qua ci concludiamo con una bella stretta di mano e con la convinzione che ce la possiamo fare. La consapevolezza che procederemo insieme, perché solo insieme possiamo vincere, è l'unica maniera. Ma questo lo voglio dire anche a tutti, cioè se non ci mettiamo sulla testa che il 99% della popolazione potrà liberarsi da questa schiavitù solo se sarà unita, non dobbiamo più dividerci, dobbiamo unirci, anche perché questa è il cuore di tutte le questioni, cioè tutte è le la questioni madre di tutte le battaglie di cui possiamo parlare, la madre di tutte le battaglie, tutto ciò di cui voi potete parlare, se ci pensate, ha a che fare con il denaro, sia la vostra microeconomia domestica che quella dello Stato. Quindi o capiamo come funziona e ci riappropriamo del potere che ci spetta di governare anche questo ambito della nostra vita, oppure scegliamo la via della schiavitù verso la quale purtroppo sembra che siamo avviati, ma non sarà così.